L'incontro Autonomia differenziata, quali conseguenze per il Mezzogiorno, si è tenuto martedì 27 giugno alle ore 18:30 nella biblioteca comunale di Casoria, intitolata al Monsignor Mauro Piscopo, vedendo la presenza di Antonella Ciaramella, componente direttivo provinciale PD e già consigliere regionale. L'autonomia la stiamo già vivendo, la viviamo sulla nostra pelle con le differenze di servizi dovute a una differenza di distribuzione delle risorse sul nostro territorio. Lo viviamo nella sanità, lo viviamo nell'istruzione, lo viviamo nei servizi alla famiglia come gli asili nido che tante volte noi richiamiamo ma che sembra siano soltanto degli slogan e non riflettiamo invece sul fatto che ad esempio Casoria ha un solo asilo nido mentre una città del nord con appena un quinto degli abitanti della nostra ne ha 9. Nessuna regione credo che possa essere felice, possa avere vantaggio dal indebolire il paese in cui si trova. Una dimostrazione lo è che non sono soltanto contrari le forze sociali o le forze che sono rappresentative dei lavoratori, ma sono contrarie anche tutte quelle associazioni di categorie, tutte quelle rappresentanze del mercato e delle imprese. Io penso che noi non siamo perfettamente consapevoli dei rischi che stiamo correndo, proprio perché si fa una semplice distinzione tra ricchi e poveri. Ma allora, volendo richiamare ancora la posizione delle imprese, quindi quelle che vengono definite anche le classi più abbienti, allora perché non la vogliono? Non la vogliono perché un paese evolve, un paese progredisce quando progredisce tutto insieme, non quando si creano delle sacche di povertà, quando si creano inefficienze e quando si creano servizi alle persone che sono non solo differenziati, ma in taluni casi del tutto assenti. L'autonomia differenziata causerebbe il trattenimento di risorse da parte delle regioni maggiormente sviluppate, potendole portare a una crescita più veloce e netta rispetto alle regioni con un PIL minoritario, che al contrario regredirebbero, con conseguenze che ricadrebbero su infrastrutture, servizi, sanità, e aumentando il gap economico e la divisione culturale tra meridione e settentrione. Relazione al professore emerito di diritto costituzionale Massimo Villone, che ha spiegato quali potrebbero essere le conseguenze del possibile aggravarsi di questa spaccatura. Ma guardi, se dovesse aumentare la spaccatura già presente, noi mettiamo in gioco l'unità d'Italia, non la Costituzione. E quindi diciamo le cose come stanno. Ci sono paesi che si sono divisi e se noi aumentiamo le differenze che ci sono già, corriamo il rischio di dividerci anche noi. L'unità non è un bene acquisito per sempre, qualunque sia la condizione e il contesto. L'unità è un bene reale che va vissuto giorno per giorno ed è unità soltanto se c'è eguaglianza. Come specificato dal consigliere regionale del PD Massimiliano Manfredi, spesso i cittadini sono poco informati sul tema e le sue conseguenze. L'80% dei cittadini del Mezzogiorno dichiarano di non sapere che cos'è l'autonomia differenziata, però il 50% dice che non sarebbe contrario, benché non ne conosce il contenuto. Il compito di un partito come il Partito Democratico è quello non solo di fare le campagne elettorali, ma di fare una battaglia culturale affinché si diffondano i reali effetti che può portare questo DDL Calderoli e aiutando a far rendere conto ai cittadini qual è la reale situazione e la portata del disegno. Il tema non è quello di dare maggiore deleghe ai poteri locali, cose sulle quali noi non siamo in disaccordo, ma si ha la volontà di iscrivere il Mezzogiorno ad una gara che è truccata in partenza in cui il Sud non ha nessuna possibilità di vincere. Non si può affrontare il tema dell'autonomia differenziata sapendo che già attualmente ci troviamo di fronte ad un divario anche nella distribuzione delle risorse che penalizza il Mezzogiorno. Calderoli cerca di mascherare questa vicenda con la ricerca dei LEP dal punto di vista teorico, ma per ricercare i LEP, cioè i fabbisogni statali su standard, su quelle che sono le esigenze dei cittadini, non serve solo fare una normetta in finanziaria, ma serve aprire un tavolo su quelli che sono i meccanismi di disparità che adesso ci sono anche sulla distribuzione delle risorse.